Controlli rafforzati, soprattutto nelle ore notturne, potenziamento dell'illuminazione nei punti più bui individuati dalla questura e della videosorveglianza. Sono alcune delle iniziative deliberate dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, riunito per più di un'ora in prefettura per affrontare il tema della vivibilità della zona della stazione Termini e dei suoi dintorni. Da parte del Comune c'è l'impegno a trovare sistemazioni più dignitose attraverso la sala operativa sociale per i senza tetto che si riparano tra Piazza dei Cinquecento, via Marsala e via Giolitti. Intanto la questura cercherà di fare uno screening approfondito su quanti gravitano in quelle strade, tenuto conto che per l'accoltellamento e la rapina pochi giorni fa di un 46enne proprio vicino alla stazione sono ora indagati tre pregiudicati già destinatari di foglio di via. Ma questore e prefetto hanno concordato su un dato: Roma è una delle città più sicure stando ai numeri, e la discrepanza tra questo risultato e la percezione diffusa tra i cittadini emerge chiaramente dal sondaggio che Ferrovie dello Stato ha affidato a SVG per testare la sicurezza percepita nelle principali stazioni di tre grandi città, Roma, Milano e Napoli. La zona della stazione Termini si aggiudica la maglia nera per la pericolosità avvertita dai viaggiatori